Buongiorno a tutti, eccomi tornata finalmente con un nuovo video di The Sims. Però in questo video non ci sarà, questo non sarà un classico episodio, perché oggi partirà la challenge, la 7 Toddler Challenge. Nel video precedente l'86% ha votato sì a questa sfida, a questa challenge, e quindi ho deciso di farla anch'io. Sono davvero molto curiosa di vedere come andrà. Innanzitutto, di cosa si tratta? Praticamente è una sfida dove ci sono appunto 7 bebè, ebbene sì, 7 bebè e soltanto un sim. Questo sim non dovrà e non potrà avere un lavoro, potrà però avere degli hobby, quindi sicuramente le faremo fare qualcosa, anche perché altrimenti impazzirà con 7 bambini che girano per casa. Può chiedere l'aiuto di una babysitter o di un maggiordomo. Io, se deciderò di chiedere aiuto, potrò farlo soltanto con la babysitter, in quanto non ho la possibilità di avere il maggiordomo perché non ho l'espansione dedicata. Comunque sono già andata a creare la mia sim e anche tutti i bebè, quindi prima ve li faccio vedere. Ed eccola qua, lei è la nostra sim che dovrà combattere per riuscire a tenere a bada 7 bambini. Si chiama Veronica, i suoi tratti sono super genitrice, infatti ho scelto per lei sim di casa, visto che non avrà un lavoro, dovrà stare sempre a casa, quindi direi che questo è un tratto perfetto. Poi ho scelto allegra, attiva e ovviamente amante della famiglia. E quindi insomma lei è Veronica, le ho sistemato tutti i look, ve li faccio vedere velocemente. Questo è il look quotidiano, questo è il look formale, il look sportivo e da notte, da festa e da piscina. E questi invece sono tutti i bebè. Partiamo da lui, lui si chiama Lucas. E un'altra cosa che bisogna fare per seguire tutte le regole di questa challenge è attribuire a ogni bebè un tratto diverso. Quindi per lui ho scelto il tratto accattivante, anche per lui ovviamente ho cambiato tutti i look, però non sto a farveli vedere tutti, li vedremo nel gioco. Lui invece è Mattia e per lui ho scelto il tratto scatenato. Poi abbiamo Andrea, Andrea è indipendente, quindi magari lui se la potrà cavare un pochettino anche da solo. Poi abbiamo Lisa, Lisa è una bambina molto frivola. Poi c'è Francesca, che è curiosa, quindi ce ne saranno delle belle. Lei invece si chiama Ariel ed è una bambina appiccicosa. E l'ultima bebè invece si chiama Melissa ed è una bambina angelica, quindi dovrebbe essere molto pacata, molto molto buona, molto calma. E quindi questi sono i 7 sim. Abbiamo la nostra sim che dovrà faticare parecchio per gestirli tutti da sola. Quindi detto questo, direi subito di andare a vedere come si comportano. Sono andata a collocare la casa a Winterburg, ho scelto una casa con tutti i comfort possibili, l'ho scaricata tramite la galleria dedicata proprio per questa sfida, quindi se anche voi volete provare a giocare potete trovare un sacco di case dedicate a questo. Io ne ho scaricata già una, sono andata a fare delle modifiche, dopo vi faccio vedere, e potete utilizzare tutti gli oggetti che volete, tutti gli oggetti per i bebè, dai giochi alla cesta delle palline, agli scivoli, insomma di tutto e di più, tutte le cose che possono distrarre i nostri bebè. Potete anche utilizzare il codice dei soldi, quindi aumentare i soldi per fare una casa veramente molto accogliente, con tutti i comfort che i bambini, insomma, per far sì che i bambini possano insomma svagarsi e perdersi via da soli. E ovviamente io ne ho approfittato e sono andata ad utilizzare un sacco di oggetti, specialmente quelli dell'espansione dedicata ai bebè. Detto questo, però, direi di vedere cosa succede. Ed eccoci qua, partiamo proprio bene, devo dire. C'è Melissa che ha già iniziato a fare i pasticci ed è soddisfatta per questo. Prima di giocare però vi faccio vedere l'appartamento, che è davvero molto molto bello. Questo è come si presenta da fuori. E l'interno è così, lo trovo davvero super colorato, perfetto per i bambini, mi piace un sacco questa casa. Ho fatto qualche modifica, però più di tanto non ho cambiato. Qui si entra e abbiamo il salotto, ci sono un po' di iPad, quindi i bambini potranno guardare dei video divertenti sull'iPad per distrarsi. Poi ci sono dei divanetti,
Poi abbiamo l'angolino con le loro poltroncine, quindi si potranno sedere e giocare con i loro giochini. Qua abbiamo la cucina, che è abbastanza grande, e il tavolo con 7 seggioloni. C'è una libreria, tutto molto colorato, tende colorate, ci sono una sfilza di sedie vicino alle finestre. Poi si va nel corridoio che porta al bagno. Ovviamente in bagno abbiamo 7 vasini che mi sono dimenticata di cambiare il colore. Ci ho fatto caso adesso che erano tutti rosa, quindi facciamoli tutti di colori differenti. E questo lasciamolo così. Ottimo. E quindi abbiamo i 7 vasini, ci sono 2 lavandini, ovviamente il bagno per la sim, la doccia e la vasca. Poi c'è questo corridoio che porta alle camere da letto. I bebè dormono quasi tutti insieme perché qua ci sono 2 lettini da questa parte, 2 lettini di qua, e poi ci sarà una bebè che invece dormirà da sola. Poi si va nella camera della sim, c'è un altro piccolo bagnetto nella sua stanza, quindi se di notte ha bisogno, insomma, è vicino, non deve passare davanti ai bambini nella camera dei bambini. Poi c'è la scrivania, perché poveretta dovrà pur distrarsi con qualcosa, quindi il computer se vorrà giocare e insomma staccare la spina. E poi abbiamo il giardino, che ho riempito di cose, cioè ho messo un sacco di cose così i bambini potranno svagarsi. Ho messo questo gioco gigante con i tubi, poi ho messo la cesta con le palle, ho messo il tavolo da picnic, una scatola dei giochi, una casa delle bambole, degli orsacchiotti, dei giocattoli, ci sono gli scivoli, c'è questo tappeto dove possono sedersi, possono giocare insieme, c'è un'altra casa delle bambole e poi c'è la piscina soltanto per la sim, in realtà è soltanto per Veronica perché i bambini ovviamente non possono fare il bagno in piscina. Quindi, detto questo, io direi di far entrare tutti, portiamoli tutti in casa innanzitutto, e vai qui. Devo imparare a conoscerli ancora tutti perché non... Intanto facciamo andare... Non, ancora sono tanti e ancora non li ho identificati per bene. E anche la sim, ovviamente, Veronica, anche tu vieni qui. Vediamo, ok, stanno andando tutti. Benissimo. E hanno tutti sviluppato soltanto adesso l'abilità di movimento. Ci sarà qualcuno che è più veloce di qualcun altro, però piano piano, tu perché non stai andando? Vieni qui, vai qui. Perfetto, guardateli. Intanto Veronica è già in casa, mancano tutti i bambini che piano piano arrivano, sono tutti al momento felici, tutti soddisfatti. Molto bene. Dai. Fatto questo, cosa possiamo fare? Sono le 9, quindi io direi di preparare la colazione. Ecco, lei si è già fiondata al computer. No, ma devi preparare la colazione. Qua cosa abbiamo? Strapazzata la colazione. Ma l'abbiamo già trovata pronta, che bello. Quindi prendi la porzione per Lucas e metti giù Lucas. E continuiamo così. Poi prendi la porzione per Ariel e metti giù Ariel. Prendi la porzione per Lisa e metti giù Lisa. Vediamo. Quindi? Wobrachov? Warba? No. Mettilo giù, mettilo qua. Vediamo se ce la facciamo. Mettilo nel seggiolone. Ah, ok, perfetto. Si arrangia da solo, quindi facciamo una cosa. Diamo da mangiare a tutti. Questo magari mettiamolo addirittura qua, che è più comodo. Poi prendi la porzione per Mattia, prendi la porzione per Melissa e prendi la porzione
per Francesca, no, quanti sono? Aiuto, sono tantissimi. E per Andrea, vediamo se ce la facciamo con tutti. Intanto lui è l'unico che sta mangiando. Mattia sta giocando nella cesta con le palline insieme a Francesca. Ok, piano piano imparerò tutti i loro nomi. E ovviamente mi sono dimenticata di dirvi come si vince la sfida. La sfida si vince se tutti e sette i bebè diventeranno bambini, passeranno di età senza nessun problema. Se invece uno dei bambini muore o verrà portato via dagli assistenti sociali, avremo perso la sfida. Si avrà perso, insomma, speriamo di farcela, di riuscire a gestirli tutti, farli passare tutti di età. Al momento praticamente non sta mangiando nessuno, soltanto lui, soltanto Lucas. Tutti gli altri bambini stanno giocando e... Vai, mangia, vediamo se hai bisogno di mangiare. Ma in realtà non hai nessuna necessità, però se vuoi mangiare qualcosina puoi farlo. Lei cosa sta facendo qui? Magari abbraccia affettuosamente. Poi lei facciamo balbetta fra te e te. E chiacchiera un po' anche con lui, balbetta. Ottimo. E mangia la strapazzata. E ce n'è un'altra da qualche parte qui, grazie. Mangia la strapazzata. Si stanno divertendo un sacco, devo dire. Intanto insegniamo a qualcuno a fare la pipì nel vasino, vediamo. Aiuto con il vasino e chiedi aiuto. Vediamo. Intanto lei si è messa a mangiare, Lisa, anche lui sta mangiando, Mattia, bravissimi, molto molto bene. Intanto Veronica dove è finita? Eccola qua che sta giocando con la casa delle bambole insieme a Andrea. Sono andata a impostare ovviamente il passaggio di età automatico e mancano, no, non lei, ho sbagliato, e mancano 7 giorni, ancora 7 giorni al passaggio di età, quindi ce ne vorrà per un po'. Lei ha finito di mangiare, però ha bisogno di attenzione, quindi ecco qua, bene, c'è, come si chiama lei? Francesca, quindi chiacchiera un po' con lei, balbetta. Altre scelte, buffo, fai delle facce buffe. Perché? Fai delle facce buffe, ok. E poi facciamo balbetta. Nel frattempo lei ha imparato, sta imparando ad utilizzare il vasino, anche tu chiedi aiuto con il vasino e anche tu vieni qua e usa il vasino perché lui è indipendente, quindi lo può fare già da solo, poi aiuto con il vasino e così tutti impareranno insomma ad utilizzare il vasino. Ottimo, sono tutti felici, no? Mi sembra vero. Ma che bella cosa, pensavo peggio sinceramente, ma succederà qualcosa, ci sarà il momento di metterli tutti a letto o che qualcuno si metterà a piangere, diventerà furente e poi la cosa sarà un po' più complicata da gestire. Al momento però sono tutti bravi, però ora si è fatta ora di pranzo, quindi magari questo mettiamolo in frigorifero e cuciniamo qualcosa. E cosa possiamo preparare? Servi il pranzo, no, cucina, facciamo maccheroni al formaggio e facciamo formato festa, così possono bastare anche per i bambini. Dove sono finiti tutti? Due sono qui che stanno giocando. Intanto guarda, fai una cosa, gattonaci dentro tu invece che sei qui tutto solo, vieni qua anche tu e gattonaci dentro, poi magari vieni qua e gioca nella pallina insieme a lui, gioca nella pallina, cioè nella pallina, nella vasca delle palline, e tu invece che sei qui tutta sola, anche tu vieni qua e disegna con il lama. Tu hai imparato a fare la pipì nel vasino, vediamo,
No, devi chiedere ancora aiuto, però piano piano e vieni qui anche tu. E cosa possiamo fare? Gioca forma sim. Ma non c'è un cestino da qualche parte per ripulire? Sì, eccolo qua. Quindi mettiamo via tutto, cerchiamo di pulire un pochettino. Riordiniamo anche la casa perché è importante che la casa sia sempre pulita ed in ordine. Hai preparato il pranzo? Bene, quindi vieni qua e mangia intanto qualcosa e prendi una porzione. Andiamo a controllare dove sono tutti. Ecco qua lei si sta giocando, sta disegnando. Mettiamo qua i piatti sporchi. Poi loro due stanno giocando insieme. Molto bene. Quindi chiacchierate un po' e facciamo fai delle facce buffe. E facciamo altre scelte, buffo, no, amichevole, guarda, altre scelte, amichevole, balbetta. Poi magari vieni qua e impila, da brava. Lui ha bisogno di andare in bagno. Ecco, la sta facendo nel pannolino e poi ha bisogno di attenzione. Vieni qua, Veronica, e controlla il bebè. Insegna a parlare e facciamo rallegra. Eccola qua che sta mangiando, poverina. Poi come hobby cosa le potremmo far fare? Io direi o dipingere, magari mettiamo qui la tela per dipingere e mettiamola qui. Perfetto, che così almeno vediamo se c'è un altro po' di spazio più comodo. No, lasciamola qui perché altrimenti dove possiamo metterlo? O qui oppure no, non c'è altro spazio. Ok, lasciamola lì. Anche tu hai bisogno di attenzioni, quindi controlla il bebè, chiama da te e poi facciamo nulla, a posto così. Perché ti sei tolto i vestiti? Perché? Perché? Fermati, ah, aiuto, abbiamo troppe cose in coda. Sì, altre scelte, cura del bebè, cambia abito e mettiamo il look. Ma com'è l'abito attuale che si è tolto i vestiti? Ecco, grazie. Poi lei ha bisogno di mangiare, quindi vieni qua e altre scelte, cura del bebè, dai il cibo. Poverina, sta per impazzire adesso, sono soltanto le 5 del pomeriggio. Veronica è un sim amante della famiglia, questi sim sono felici quando stanno con la famiglia e diventano tristi quando non possono vederla per periodi prolungati. Non preoccuparti che no, questo non succederà mai, perché sarai sempre in casa con loro. Quindi abbiamo detto che lei ha bisogno di mangiare. E poi hai anche bisogno di dormire. Quindi facciamo no. Facciamo che vieni nella tua cameretta e dormi. Vediamo. Poi abbiamo lei che ha bisogno di dormire. Quindi mettiamola qui e dormi, vediamo un po'. Eccola qua che sta. No, ma si è addormentata. Ah no, ok. Adesso andrà a dormire nel suo lettino, da brava. Lei ci sta andando, bravissima piccola Ariel. Vediamo se si addormenta da sola. Pigiamino, hanno tutti questo pigiamino, cambiano soltanto i colori. Perfetto, fa il pisolino, bravissima. Lei è soltanto stanca e sta andando a dormire. Lei invece anche lei ha bisogno di dormire e adesso in mente di andare a usare il vasino. Chiedi aiuto con il vasino. E poi anche tu vieni a fare un riposino. Vieni qua e anzi qui nel lettino con gli unicorni e dormi. Eccola, lei si sta mettendo. Ok, due bambine stanno dormendo, non mi sembra vero. Poi abbiamo anche lei che è parecchio stanca, quindi mettiamola nel lettino
Vieni qui e dormi. Sei furente perché? Stanchezza, Francesca è stanca e avrà presto bisogno di riposare. Ti sta portando, Veronica. Ah no, stai andando in bagno, vero? Quindi, niente. Quindi non usare il vasino e vai a fare le nanne. Vediamo un po'. Ottimo. E anche lei è stanca, quindi facciamo Mari Capriccino, grazie. Vieni qua, Veronica, e altre scelte, cura del bebè e metti a letto. Loro stanno dormendo, lei ci sta andando. Tutte le femminucce praticamente sono a letto. Anche lui ha bisogno di dormire, quindi vieni qua e dormi. Perfetto. Lui invece no, sono tutti stanchi, direi che è il momento di andare a dormire. Quindi vieni qui e dormi. Quindi chi ci manca? Chi ci manca? Allora, stanno dormendo quasi tutti, vediamo un po'. E salta dentro, vieni nel lettino, bravo. Ok, manca soltanto Mattia che è nel seggiolone, sta mangiando, però è stanco, quindi Mattia il lettino libero è rimasto questo, quindi vieni qua e dormi. Vediamo se Veronica ha bisogno, lei ha bisogno soltanto di andare in bagno, quindi usa. Brava. Inizia ad essere un po' stanca e ha anche bisogno di divertimento. Vai a dormire, mettilo a letto. Metti a letto. Vediamo. Ok, stanno andando. Sono le 20, le 8:30 di sera e stanno dormendo tutti. Praticamente, non mi sembra vero. Vieni dentro e dormi. Brava. Mattia è una piccola creatura indifesa, gli assistenti nella custodia e gli altri simili dell'unità familiare dovranno prendersene cura. Sì, grazie, lo sappiamo. Ok, no, chi si è svegliato? Ah no, ok, perfetto. Stanno dormendo tutti, quindi senza fare troppo casino. Veronica, cosa devi fare? Hai bisogno di divertimento, quindi io direi di... speriamo di non svegliarli, di giocare una partita. E poi magari vai a dormire perché domani ti devi svegliare. Oddio, speriamo che non si sveglino con questo rumore. Ok, vieni anche tu a dormire adesso, dormi. E mettiamo ovviamente luci automatiche, tutte le luci. Basta, vai a dormire che... no, no, si è svegliato lui. Chi è lui? Lui è Lucas, si è svegliato perché ha fame. Quindi, mi dispiace ma devi svegliarti, devi dargli qualcosa da mangiare. Quindi, facciamo cura del bebè, dai il cibo. Poverina, si era appena messa a letto. No, un'altra si è svegliata, anche lei, lei cos'ha? È molto triste ed ha avuto un incubo, bene. Lisa ha avuto un brutto incubo, un po' di conforto dovrebbe bastare, speriamo. Quindi facciamo altre scelte, genitorialità no, cura del bebè. Amichevole, rassicura, ecco qua. Quindi prima di andare da Lucas, direi di rassicurare un attimo Lisa e poi di metterla a letto. Quindi, brava. Quindi abbraccio affettuosamente nuovamente, poi facciamo altre scelte, cura del bebè e metti a letto.
Metti il bebè a dormire e dire a Lisa, no, si è svegliato qualcun altro. Nel frattempo ha raggiunto, meno male, il livello 2 di genitorialità. No, chi sta piangendo? Aiuto. No, 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 cosa c'è, piccolo, cosa c'è? Ok, il momento della nanna è tremendo. Altre scelte, amichevole, rassicura. E poi facciamo altre scelte, non piangere perché sennò mi fai svegliare tutti gli altri. Abbraccio affettuosamente. Vediamo. Ok, lei è tornata a dormire. Vieni qua. Vai da bravo. Che poi sei ancora stanco, quindi facciamo una cosa. Leggi per farlo addormentare. Dai, non urlare, che sono svegli i tuoi fratelli. No, vabbè, si è svegliata anche lei. Dai, però tu sei felice. E solo bisogno di dormire, quindi dormi, da brava. Stanchezza. Dai, dormi. Vediamo. E nel frattempo Lucas, che è finito di qua. Ah, ok, però sta mangiando. E poi ha bisogno di dormire, quindi altre scelte, cura del bebè e metti a letto. Well, okay. Oscar now Baroche. Si è addormentato. Basta. No, non si è addormentato. Non ci credo. Dormi da solo, dai, allora. Dormi. Vediamo. Ok, quindi l'unico sveglio è Lucas. Cerchiamo di metterlo a letto, che così poi anche lei può andare a dormire. Stanno dormendo tutti, non mi sembra vero. Se lei riesce ad andare a letto, chiudo qui l'episodio e vediamo cosa succederà il secondo giorno. Vai, dormi. Vediamo. Ok, stanno dormendo tutti, quindi direi che è il tuo momento. Veronica, è il tuo momento, dormi. Piano piano, senza far troppo rumore. Ci siamo, non mi sembra vero, stanno dormendo tutti. Benissimo, che non si è svegliato nessuno, no? Lei sta sognando qualcosa? Mi sa di sì. Ok. Ok, mi disse una piccola creatura indifesa, no, chi si è svegliato adesso di nuovo? Non ci posso credere, sono le due di notte. Alt, tu chi sei? Lucas, ancora, cosa c'è? Molto triste. Allora, facciamo una cosa. Sveglia, vediamo cosa succede. Veloce però, vai. Non svegliare i tuoi fratelli, piano piano. Aiuto, svegliati, vieni qua, prendi in braccio e poi facciamo, svegliati però, ok, cura del bebè e facciamo, no, non cambi abito, non volevo fare cambi abito, alt, si è svegliato qualcun altro, ditemi di no, vi prego, non possiamo continuare così. No, vabbè. Allora, tu cos'hai? Hai bisogno di andare in bagno, quindi vieni qua e chiedi aiuto con il vasino. E tu? Ariel ha molta fame, vieni qui un attimo, che sono svegli i tuoi fratelli. E anche tu hai bisogno di andare in bagno, quindi chiedi aiuto con il vasino. Dai, alle 3 di notte questo deve succedere, ditemi voi. Lei poverina sarà stanchissima adesso. Poi facciamo altre scelte, cura del bebè e facciamo fai un bagno, ma in realtà no, lei ha fame, quindi facciamo una cosa, cibo.
cibo alla mamma. Niente, allora facciamo una cosa. Altre scelte, cura del bebè, dai il cibo. Tu invece cos'hai? Hai bisogno di dormire, quindi da bravo vieni qua da solo e dormi. Si è svegliato qualcun altro? No. Bene. Vediamo se va a dormire. Lui no, dove stai andando? Non è la casa delle bambole, ma dormi. Vediamo. Dai, dormi. Vediamo un po'. Via, ok, stanno dormendo tutti tranne lei che sta mangiando bene. E poi mettiamola a letto. E metti a letto dopo. Lei in realtà però non è molto stanca, ha solo un po' di fame e c'è la cucina che sta... No, beh, questo da buttare. Quindi facciamo una cosa veloce e fai un pasto veloce e mangia delle crocchette di pollo. Vediamo. Dormi, per favore. Non svegliare i tuoi fratelli. Chi si è svegliata adesso? Melissa. Ok, no, deve fare un bagno e sono le 6, anzi sono praticamente quasi le 7 del mattino e lei non ha neanche dormito, quindi altre scelte, cura del bebè, fai il bagno con la schiuma, povera, magari nel frattempo però tu vieni qui che così non svegli nessun altro, o almeno si spera. Si addormenta uno e si sveglia l'altro. Incredibile. No, no, no. Lui cos'ha? Anche lui ha fame, quindi ascolta, fai una cosa. Vai qui. Vai qui e cibo. Vediamo un po'. Anche tu hai fame. Chiedi del cibo e anche tu hai fame e chiedi cibo. Hai mangiato qualcosa? Sì, basta. Dai il cibo a Kira che aveva bisogno. Andrea, diamo delle, sì, delle patatine, ma la mattina non è proprio il massimo. Poi dai il cibo a Lisa e diamo dei cereali. Vediamo se ce la possiamo fare. Ora sono in 3 svegli. No, ok, si sono svegliati tutti. Ok, direi che questa prima puntata, questo primo episodio può anche terminare qua. È passato un giorno e praticamente alcuni bambini sono stati bravi, hanno dormito quasi tutta la notte, altri invece si sono svegliati. Adesso ovviamente è mattina, quindi quasi tutti hanno fame, quasi tutti si sono svegliati. Domani sarà un giorno molto impegnativo per Veronica, perché adesso lei comunque è felice, quindi questa è una cosa positiva. Però comunque ci sono 3 bambini che sono molto infuriati perché hanno fame e ci sono 2 bambine che invece sono molto tristi perché hanno avuto degli incubi, quindi avrà da lavorare Veronica, la povera Veronica. Fatemi sapere rispondendo al sondaggio se è meglio chiedere l'aiuto di una babysitter già dal secondo giorno o se invece devo provare a gestire tutti e 7 i bambini ancora da sola almeno per un altro giorno. Fatemelo sapere rispondendo al sondaggio. Mettete un bel pollice in su se questa challenge vi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Io e questi 7 bebè vi salutiamo, vi mandiamo un grandissimo bacione e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao.